approfittiamo della sua presenza perché gli facciamo qualche domanda, eh? Vado in giro col microfono per vedere chi ha qualcosa da dire. Intanto dico che io ieri ho iniziato la lezione da Riccardo dicendo ai suoi studenti che questa è gente che ha in mano l'economia uccide oppure crea vita, ed è ora che la smettano di pensare che economics vuol dire stare a fare dibattiti, a studiare le cose, confutare tesi. L'economia è fare vita o uccidere della vita, e gli economisti continuano a non voler capire questa roba qua. Allora, domande? Vai. Salve, la domanda è questa, spunto dall'ultima frase. Se questa di Barnard è la migliore delle ipotesi, qual è la peggiore? Se questa di? Barnard è la migliore delle ipotesi, qual è la peggiore? Ho detto che è ottimista. Io non ho detto che è la migliore delle ipotesi, ho detto che è ottimista. È molto più dura dal mio punto di vista, perché tu c'hai contro un sistema criminale oggettivo. Non basta cambiare le idee, bisogna darsi da fare in tutte le strutture con soggetti sociali in una società organizzata per classi. Breve parentesi, io non sono un economista, sono uno che si è lavorato in giurisprudenza. Ho fatto economia perché non la capivo. Ho fatto economia, c'è un elemento maschilista e arrogante, perché per battere questo sistema criminale bisognava batterlo nel suo centro da distruggere, che è un'economia mortifera. E allora dovevo capire quello che non mi piaceva. Quindi io, c'è scritto da qualche parte lì, ma quando mai economista? Rossanda manda una lettera agli amici economisti e poi me l'ha fatta avere privatamente. Io sono un critico dell'economia, non sono un economista. Spesso in questo giro, in altri, vengo chiamato professore. A me dà veramente fastidio. Una volta alla CGIL, erano mille e più, a Reggio Emilia, ho detto io non mi sento professore, io mi sento un compagno. A questo punto c'è stato un applauso di tutta la sala, solo che la mia frase non finiva lì. Ancora più che compagno, io mi sento un lavoratore dell'università. E vi assicuro che non gli economisti, non solo gli economisti, qualsiasi docente universitario di sinistra o di estrema sinistra, in università non fa il lavoratore e i suoi sindacati non lo considerano lavoratore. Io mi sto facendo un culo così per fare assemblee sindacali. Ne farò una lunedì, l'ultimo sciopero generale della FLC-CGL in università mia, hanno scioperato sei persone su qualche cosa come 800 lavoratori della docenza. Fatevi il conto. È lo 0,2%. Esatto. Rimboccarsi le maniche significa partire di lì dai soggetti sociali, fare sindacato, fare lotta, fare politica. Domande brevi, risposte brevi, mi raccomando, così abbiamo. Vai. Salve, prima ha parlato di un 20% della MMT che non condivideva, quindi in breve vorrei sapere cos'è l'80% e il 20%, se è possibile. Devo rispondere o rimando domani? No, domani facciamo. Cominciamo. È possibile che alla fine della cosa su Marx, in cui non so quanto tempo mi darai, visto. Sì, non tantissimo, ma in minuti? I 40 minuti. Allora, è possibile che in 40 minuti io alla fine arrivi su questa cosa qui, perché parlerò anche di Marx dopo Marx, e dentro Marx dopo Marx ci sta esattamente il filone che a me interessa di più, della moneta endogena, eccetera, e quindi arrivo proprio su quei temi. Ok, avanti con... Si era prenotato prima lui. Se un economista suggerisce alla corporazione di attuare delle politiche economiche che al fin della fiera portano a prendere un tot di persone, metterle su un barcone e lasciarle andare al largo e augurargli buona fortuna, il destino di queste persone è ovvio. Il fatto che oggi ci siano degli economisti che ottengono lo stesso identico risultato senza obbligare o ingannare delle persone a salire su quel barcone, finire alla deriva, a morire, non è un crimine per lei? E non andrebbe
quindi commentato come se fosse un effettivo crimine il fatto che sia la certezza matematica che attuando determinate idee economiche si arriva comunque all'uccisione di persone e delle loro vite. Mi spiace ripetersi, ottimo, approfondite pure. Mi spiace ripetermi, ma forse non mi sono spiegato bene. Per me a essere criminale è il sistema capitalistico. Poi sono anche criminali il sistema comunista maoista, il sistema comunista stalinista, ma io qui sto parlando del sistema comunista, intendevo staliniano, ma comunque il sistema capitalistico. Ieri, l'altro ieri, a Bergamo, Alain, che mi legge spesso, vedo anche in italiano, ha osservato che io ritengo il capitale un vampiro. Marx dice che il capitale prende i lavoratori nei processi produttivi si muove come se avessero amore in corpo. Oh, che immagine poetica! È presa dal Faust di Goethe. È un topo avvelenato che mentre sta morendo si muove ossessivamente. Quello che lei dice è assolutamente vero, ma io sono interessato se c'è qualcuno che individua le forme criminali di Hayek, Friedman, chiunque, anche a sinistra, io non ho nessun problema a sottoscrivere la sua affermazione. Il mio punto è che l'affermazione che questo e quello sono criminali toglie dalla vista il fatto che il capitalismo e l'economia monetaria dentro il capitalismo è criminale. E io ho il sospetto che la Modern Money Theory non sia così radicale nella sua critica. Dopodiché, altra affermazione che mi renderà ancora meno simpatico, io piglio sul serio gli argomenti degli altri. Allora, gli argomenti degli altri, da Hayek a Monti, che io rigetto integralmente, ma li devo capire, sono: ma certo che purtroppo le mie politiche determinano sofferenza, ma se non ci sono le mie politiche, ci sarà più sofferenza, ci sarà più ineguaglianza. Come? Quindi bisogna smontarli teoricamente. Vorrei sapere, rispetto a tutto il panorama che è stato descritto e il neomercantilismo che è basato sul libero mercato e il grande trasporto, come si coniugano tutte queste cose con l'imminente scarsità di risorse e soprattutto di combustibili fossili per il trasporto? Devo dare due risposte che vi sembrano contraddittorie, ma devo essere breve. Primo, un autore che mi è simpatico, che si chiama Karl Marx, sostiene che il capitalismo procede distruggendo le due fonti della ricchezza. Marx distingue la produzione di valore e la produzione di ricchezza, i valori d'uso, ciò che c'è utile. Le due fonti sono il lavoro e la terra, le risorse naturali, e messe insieme poi ci sono i mezzi di produzione. La contraddizione delle materie prime e delle risorse naturali sta dentro esattamente questa logica. Quindi qualsiasi posizione socialista, comunista, marxiana, che non sia anche attenta al tema del corpo e della natura, a partire dagli esseri umani, in là, è fallimentare. La seconda cosa su cui però chiedo di stare attenti è di non semplificare le cose, non tradurre questo, da un lato, nella ideologia della decrescita, che a me sembra estremamente pericolosa, e non pensare che la fine all'orizzonte, che prima o poi ci sarà, di una materia prima, sia la fine del capitalismo o di un limite di nuovo malthusiano, perché questa storia l'abbiamo già vista. A fine 800 era l'esaurimento del carbone, a fine 900 è l'esaurimento del petrolio. Il capitalismo se le riprocura le sue forme di materie prime, può farlo,
può farlo. Prima magari moriamo, cioè io posso uscire e morire per un incidente perché una macchina mi prende, eh? Ma il capitalismo non finirà per insufficienza di risorse naturali. Il capitalismo finirà quando distruggerà gli esseri umani, a questo punto non avrà nessuno da sfruttare. Io avrei una breve domanda. Mi chiedo, tutti noi facciamo economia tutti i giorni, perché interagiamo tra di noi. Il problema è questo, sappiamo tutti quanti che stiamo andando con la macchina contro il muro, a 100 all'ora. Cosa possiamo fare concretamente tutti i giorni? Perché se non iniziamo a fare qualcosa, il fine è ovvio. La domanda è? Cosa possiamo fare concretamente? Cioè ognuno di noi deve iniziare a casa sua, non posso commentare, sperare che qualcun altro inizi. Dunque, questa è una domanda molto, molto grossa. Il primo corso di economia a cui ho assistito con Claudio Napoleoni mi ha insegnato il 35%, un terzo delle cose di economia che so. Alla fine la sua cattedra era invasa dalle persone, un po' come vi succede con Alain. E un mio amico andò e gli fece la seguente risposta. Il corso era sviluppo e crisi dell'economia italiana dal 45 al 72. Professore, come possiamo uscire dalla crisi economica? Lui lo guardò con i suoi splendidi occhi azzurri e disse: lei mi sembra come quella persona che va all'ufficio informazioni e chiede qual è il senso della vita. Io con questo non voglio banalizzare la sua domanda. È una domanda alla quale non è possibile una risposta secca. E se io la dessi, non credetemi. Perché se tutto quello che io ho detto è vero, io posso individuare i problemi, un inizio di discorso, ma se faccio l'economista che ha la verità, sono drammaticamente idealistico. È un lavoro comune, lei ha ragione. Lei ha ragione, è un lavoro comune che deve partire da dove si è e al tempo stesso considerare l'intero. Partire dove si è, io un po' l'ho detto, cioè io per esempio mi guarderei allo specchio e mi sputerei in faccia se stessi in università a fare il professore di sinistra, magari dicendo le stesse cose che dice Paolo Barnard, e poi non fosse un lavoratore con gli altri lavoratori che cerca di fare conflitto. Di qua io quello che cerco di fare, ed è il mio mestiere, è di individuare per esempio i problemi strutturali dell'economia, capire come nascono le contraddizioni e come se ne esce. E quello di dire guardate che tutti noi economisti di sinistra e ovunque non siamo abbastanza bravi, perché io sono un macroeconomista, lui è un macroeconomista, noi abbiamo bisogno, per fare un discorso di pianificazione o di programmazione, quello che è, di deficit buoni, abbiamo bisogno di gente che sia un tecnico della finanza, un tecnico dell'industria, un tecnico delle materie prime. Terza cosa, e qui chiudo, dobbiamo fare lotte a livello europeo. Per quanto faccia schifo l'euro, in questo momento, io sono sempre stato contro l'euro, uscirne è drammatico. L'euro ci ha messo di fronte a una sfida. Noi dobbiamo essere legati ai lavoratori greci come a quelli portoghesi, come a quelli tedeschi, eccetera. Come si fa? Non è facile, ma, e vi assicuro che l'ho detto alle persone nei luoghi, io non conosco leader sindacali o politici della sinistra, sto parlando della sinistra molto radicale, che non siano sinceramente internazionalisti, che non analizzino la globalizzazione in maniera sovraffina, che non siano europeisti. Non li ho mai visto spendere energie sufficienti nella pratica per muoversi in modo coordinato. Allora, se noi abbiamo un capitale che si muove magari globalmente, ma in Europa i complotti vengono fatti e noi stiamo separati e pensiamo a difendere il nostro orticello, il nostro territorio, oppure chissà
i lavoratori italiani contro altri. C'è un libro, come dire, di un amico intelligente che si chiama Brancaccio, con Passarella, che è tutto giocato su un'ipotesi neoprotezionistica di sinistra. Se noi andiamo su quella strada, noi andiamo sulla divisione tra i lavoratori. Oggi la battaglia va fatta sull'altro piano. Una domanda, ed è questa. In questa maniera mi sembra, tra l'altro io noto una notevole scollatura, non so se sono l'unica, insomma, tra la prospettiva del professor Pargese e quella del professor Bellofiore, nel senso che quest'ultima prospettiva di avere a che fare con un sistema abbastanza impersonale e senza volto, in un certo senso ci priva della possibilità concreta di avere degli obiettivi contro cui lottare, ed è questo che noto, insomma, e mi disturba abbastanza. In realtà credo che al di là delle responsabilità generiche, oggettive di un sistema, ci siano responsabilità individuali abbastanza gravi, come per esempio quelle di personaggi come Jacques Attali. Insomma, nel momento in cui Attali dichiara, per esempio, che, e l'ha fatto durante un'intervista, le persone al di sopra dei 60-65 anni sono, diciamo, non convengono da nessun punto di vista perché consumano e costano più di quello che producono, e che di conseguenza è auspicabile nella società del futuro ricorrere sistematicamente all'eutanasia o al suicidio. Ora io mi rendo conto che il sistema, per carità, sarà insomma in sé un mostro orribile, ma mi rendo anche conto però che ci sono delle persone ben precise che incarnano meglio di altre questo sistema, e ritengo che contro queste persone precise si debba rivolgere un'azione di lotta, altrimenti penso proprio che sia tanto quanto dire non riusciamo a fare niente, stiamo fermi. Ecco, la mia impressione è questa. Extrêmement rapidement, je voudrais dire trois mots. Premièrement, tout ce qu'a dit Ricardo caractérise parfaitement le livre de quelqu'un que je connais bien, qui actuellement est un des idols de MMT, James Galbraith. Dans son livre « The Predator State », où il dit finalement « On doit développer le marché contre le mauvais capitalisme monopolistique ». Et ça, à mon avis, c'est tout à fait dangereux. Ok, quindi molto rapidamente, se mi consentite, tre battute. Allora, innanzitutto tutto quello che ha detto Riccardo è sicuramente contenuto e caratteristico di un libro di una persona che conosco bene e che è anche uno dei grandi fautori dell'MMT, ovvero James Galbraith. Il libro è The Predator State, in cui appunto si dice che bisogna sviluppare il mercato contro il cattivo capitalismo monopolistico. Deuxièmement, vous me permettrez d'être aussi provocateur que notre ami. Je crois que nous sommes fondamentalement d'accord, mais je dirais que la vision du monde de Jacques Attali, de François Mitterrand, des conseillers de Hollande et au capitalisme comme système objectif, ce que le nazisme était au capitalisme, c'est-à-dire une déviation pire que le vampire, car au moins le vampire aime sa victime, vous avez des films très bien sur ce point, alors que des gens comme Attali et compagnie veulent les tuer purement et simplement.
Poi seconda considerazione, forse ancora più ricca di provocazioni, anche se sono fondamentalmente d'accordo con quanto ha detto il mio amico, devo dire che la visione del mondo che hanno persone come Jacques Attali, come François, che aveva François Mitterrand, o adesso gli attuali consiglieri di Hollande, è questa: che il capitalismo sta al sistema obiettivo come il nazismo stava al capitalismo. E si assiste ad una deviazione effettivamente, perché il vampiro di solito ama le sue vittime, tanti sono i film che ritraggono questo tipo di cose, mentre Attali e tutti gli altri vogliono semplicemente uccidere la vittima. Mon troisième point sera très bref. Je suis tout à fait d'accord. Il faut une solidarité européenne. Je suis absolument écœuré, non seulement par le fait que les Français laissent mourir les Grecs, mais aussi la honteuse trahison de la petite bourgeoisie du Parti socialiste grec. Je maintiens que s'il y a un criminel, c'est Papandréou et le gouvernement du PASOK. Et si je suis personnellement contre l'euro, et si je pense qu'il faut sortir de l'euro, c'est que ce sera une choc-thérapie au sens propre du terme, qui détruira un monstre et qui permettrait de recréer une véritable Europe. E poi il terzo punto è questo: sono d'accordo, bisogna essere solidali ovviamente in Europa, e sono veramente disgustato da quanto stanno facendo i francesi, che lasciano morire i loro compagni greci. E va anche detto che è vergognoso il tradimento da parte della piccola borghesia greca e del Partito Socialista greco. Quindi se ci sono dei veri criminali, sono sicuramente il governo, il PASOK e Papandreou. Però se personalmente sono contro l'euro, e se penso che si debba uscire dall'euro, lo penso perché questa potrebbe essere una terapia d'urto che distruggerebbe il mostro e che ci consentirebbe poi di ricreare un'Europa vera. Io dovrei ripetermi per rispondere alla sua domanda, quindi non lo faccio. Mi limito a dire che secondo me lei ha confermato esattamente quello che ho detto prima, e cioè che la posizione che lei ha esposto con chiarezza esemplare, come posizione che le piace, è incredibilmente ottimista, e che invece la mia posizione è una posizione incredibilmente scomoda. Lei le piace quella posizione perché riesce a individuare gli individui contro cui combattere. Combattere contro un sistema impersonale non le sembra sufficiente. Segnalo solo che io ho detto e ripetuto che dire che il sistema è impersonale non vuol dire che non ci siano i killer, che non ci siano i complotti, eccetera. Significa dire che se si vuole impedire che i killer rinascano, che i complotti rinascano, bisogna combattere il sistema impersonale. Io sono uno che scende da Marx. È difficile chiedermi di non essere rivoluzionario. Io voglio una rivoluzione. Non mi basta l'eliminazione o di mandare in galera i criminali. Secondo, davvero telegraficamente, perché sono legati alla sua questione, sui tre punti di Alain. Primo, magari poi parlatene con lui, ma vorrei che fosse chiaro che il suo primo punto è un po' provocatorio per voi, e forse bisognerà discuterne in un qualche momento. Io lo condivido integralmente.
Alain Parguez ha detto che Jamie Galbraith, uno degli autori che viene individuato come Modern Monetary Theory, sta perfettamente dentro la mia definizione di social liberista. Questo è stato il suo primo punto. Sul secondo e sul terzo io aderisco al 98% di quello che ha detto. Ho solo due obiezioni, una minima sulla seconda e una più seria sulla terza proposizione. Quella minima sulla seconda riguarda la teoria dei vampiri. Il vampiro per me e per Marx, mi sembra, non è quello che è il vampiro per Parguez. Io non so quale sia la teoria corretta. Il vampiro di Marx è il non morto. La sua preoccupazione è di succhiare il sangue e dunque uccidere i lavoratori, ucciderli talora fisicamente e comunque nella loro vitalità e nella loro attività, esattamente per poter vivere e ingrandirsi lui. Osservo che i casi di Attali eccetera sono assolutamente veri, perché noi abbiamo a che fare con un capitalismo che ha aree stagnazionistiche, l'Europa e il Giappone, e aree non stagnazionistiche, gli Stati Uniti, lui stesso mi ha dato una visione dinamica, e l'Asia. La questione seria, che è talmente seria che io posso solo dirla, è che sul terzo punto io aderisco integralmente, sono stato contro l'euro, c'è un problema, io non sono convinto, questo sì, della cosa che ha detto Alain, che oggi si debba uscire dall'euro. Però vorrei che fosse chiaro che su questa cosa qui nessuno è su una terra certa. Io dopodomani posso cambiare idea, perché è una questione di costi e benefici, e i costi ce li stanno aumentando tantissimo, e se noi non riusciamo a fare delle lotte efficaci europee siamo fregati. Io purtroppo non ho la fiducia di Alain che si esce dall'euro e si riesce a ripartire nella costruzione di un'altra Europa. L'Italia o la Francia non escono dall'euro, non escono dall'euro. Salta l'euro, salta la moneta unica, salta il mercato comune, ognuno sarà contro un altro e avremo politiche di austerità più dure, non meno dure. Non pensate che la riacquisizione della sovranità monetaria apra lo spazio all'MMT che agisce come in Argentina. Non esiste. Ok, allora domande? Rapidissime. Secondo lei anche Federico Caffè era un lavoratore dell'università? E non lo conoscevo personalmente, quindi non posso dirlo. Allora, per me lavoratore dell'università è chiunque lavora in università. Io mi sento lavoratore dell'università come gli uscieri, come quelli che fanno le pulizie. I miei colleghi non sanno le loro condizioni contrattuali, io sì. L'università è il luogo massimo dell'organizzazione del lavoro cosiddetta post-fordista, basata sull'in-house outsourcing. Se volete spiegazioni ne parliamo un'altra volta. Un'altra cosa è sentirsi lavoratori dell'università conflittuali. Io non ho idea. Federico Caffè è una persona che non ho mai avuto modo di conoscere. Conosco un sacco di docenti, di economisti, nomi grossi, da cui ho anche imparato, che non rientrano nella mia idea di lavoratore dell'università. E c'è una vecchia cultura di essere professori e di essere economisti. E come l'ho detto, non è un caso che sia cos'era lo 0,2% che sciopera. Io posso sperare che in Italia sia lo 0,5, ma non penso che Bergamo sia un luogo particolarmente sfigato da questo punto di vista. Allora, una domanda rapidissima, forse esco un attimo dal tema. Faccio una domanda da imprenditore di un ramo che è moribondo, l'agricoltura. Il problema per un imprenditore in questo momento, molto spesso, è il rapporto con le banche. Io faccio un discorso ancora precedente. L'interesse che i lavoratori pagano sul denaro che prendono in banca, secondo me è la radice del problema del lavoro, perché crea delle situazioni in cui i soldi che ti vengono dati non saranno ripagati. È quasi sicuro che vengono dati con gli interessi che sono puramente
diciamo, matematici che non si basano su quello che un comparto può dare, ti porta ad essere sicuramente fottuto. Infatti abbiamo un trend del 70% di aziende che finiranno all'asta, quindi con tutto quello che succede. Vuoi sapere cosa ne pensi? La mia risposta è molto rapida. Io non conosco il suo settore, ma secondo me lei ha ragione su tutta la linea. Non posso che, come dire, se mi dà un pezzo su cui sottoscrivere, indipendentemente da quelli che sono i tassi di interesse che ci dicono essere zero, noi abbiamo una situazione in cui il credito non viene dato agli stati o viene dato a tassi di interesse usurai. Le grandi imprese riescono ad ottenere l'accesso al credito e magari a tassi non esosi. Le piccole imprese non hanno solo il problema degli elevati tassi di interesse che sono usura, ma hanno anche il problema che proprio gli viene razionato il credito, magari non gli viene proprio neanche concesso. Questo è un problema drammatico. Domande? Io non posso. Vai. Finché non smetto, non ci devo stare. È una questione di etica. Lei, professore, prima giustamente ha detto che uscire dall'euro è una cosa, sarebbe molto più catastrofica rispetto a restarci. Teme, ok. E quindi si ribalta tutto ad una analisi di costi e benefici. Ok, chi è che l'ha fatta? Ci sono dei dati che ci possono dire, analisi costi e benefici, se usciamo dall'euro economicamente può succedere questo e questo, se riusciamo, restiamo nell'euro la situazione è questa? Cioè, su cosa? Per me è una teoria del terrore quello che ci dicono può essere soltanto qualcosa di peggio. Personnellement, avant de laisser notre camarade répondre, je ne vois absolument pas l'avantage que l'on retire de l'euro. À mon avis, aucun. Zéro. Je ne vois donc en termes de coûts-bénéfices. Je dirais que le bénéfice à rester dans l'euro, c'est moins à l'infini. La situation ne pourrait que s'améliorer. De toute façon, je peux vous garantir qu'actuellement, tous les directeurs de banques ont déjà enregistré la mort et la disparition de l'euro, qui ne se maintient que par des prêts au jour le jour du Federal Reserve System. Personalmente non vedo nessun, assolutamente nessun vantaggio nel restare nell'euro, zero vantaggio, quindi l'analisi costo-beneficio mi porta a dire che rimanere nell'euro sarebbe meno infinito, quindi la situazione potrebbe solo migliorare uscendo dall'euro. Comunque posso anche garantire che ogni direttore di banca ha già registrato la morte e la scomparsa dell'euro, che viene mantenuto in vita attraverso questi prestiti che sono fatti giornalmente dalla Federal Reserve. Mi deve dare il microfono. Prego. Allora, la questione, vi renderete conto, che è talmente complicata che il fatto che venga sollevata in una relazione in cui io quel tema non l'ho trattato, come dire, mi mette nella posizione di dover dire delle cose che a voi non dicono assolutamente niente. Ribadisco che è un tema di riflessione mia continua e quindi io non nego per niente che possa avere ragione Alain Parghes. Segnalo che certamente sono state fatte le analisi dei costi e dei benefici, ci sono una serie di paper, per lo più in inglese, che trattano questo tema, e io non entro nella questione da questo punto di vista.
non mi pongo il problema dei costi e benefici dal punto di vista di una nazione come tale. Io ragiono in un'analisi di classe, a me interessa la classe lavoratrice in senso esteso. Quello che mi sento di dire è che dovremmo appunto fare un'analisi dell'euro. L'euro è un progetto sbagliato sin dall'inizio, in cui loro si sono definiti tutta una serie di criteri e di vincoli, eccetera, non ne hanno rispettato nessuno, non rispetteranno neanche questo. Chi è che ha infratto i parametri di Maastricht negli anni 90? La Germania e la Francia. Chi ha infranto il patto di stabilità e di sviluppo negli anni 2000? La Francia e la Germania. Vedremo come finirà sul fiscal compact e come ne usciranno. Per quel che riguarda le regole della banca centrale, le hanno dovute stravolgere o aggirare. Se qualcuno pensa che l'euro, il sistema istituzionale, potesse cambiare o possa cambiare se non di fronte a una crisi a rischio di catastrofe e magari nel mezzo della catastrofe, è in un altro mondo. Un po' è già successo. Allora, dobbiamo essere realistici. È possibile l'esplosione dell'euro? Assolutamente sì. Cos'è che probabilmente però si sta verificando? Una situazione in cui noi abbiamo un mondo che forse potrebbe essere addirittura peggiore. L'euro lo terranno in piedi almeno per qualche anno in stato comatoso, e se poi salterà o meno dipenderà come saremo messi noi e molto più probabilmente che cosa succede nel resto del mondo. Ha assolutamente ragione Alain nel dire che le banche hanno già scontato, ma anche una serie di stati hanno già scontato. Ma quando noi parliamo di uscita dall'euro, stiamo parlando di che cosa? Allora, la Grecia, ma il suo problema, se l'avessero risolto subito regalandogli quei soldi, oppure abbattendogli i tassi di interesse al minimo dicendo il capitale passato è, se ne sarebbe usciti bene. Sarebbe stato un problema serio? Sì, per il sistema bancario tedesco e francese e per le connessioni del sistema bancario. Adesso quel problema è diventato enorme. Se voi vi leggete gli articoli, oggi ce n'era uno interessantissimo sul Financial Times, che ne dica non so che ministro della Germania, in Germania sono preoccupatissimi. Un altro prelato della burocrazia, appunto, politica tedesca, ha detto: greci, se non vi va bene anche con il governo, andatevene via. Sono preoccupatissimi, quindi non darei per scontato che davvero li vogliono fuori. Dopodiché la Grecia esce e riprende. Mi fermo solo un attimo. Io non seguo nessun discorso sul noi. Riprenderci chi? Noi non esiste. Se voi mi proponete un governo in cui Alain è il presidente del Consiglio dell'Europa e io sono il ministro dell'economia, ditemi dove firmare, ci proveremo, non so se ci riusciremo. La Grecia esce dall'euro, migliora la sua situazione? Assolutamente no, il suo debito estero sarà complicatissimo, immaginiamo che lo tamponi, le esportazioni, la Grecia l'hanno talmente distrutta sul terreno della struttura produttiva che lì non funziona. Andiamo all'Italia. L'Argentina è un altro caso. In questo libretto, saggio numero 3, è spiegato, c'è un capitoletto, l'Italia non è l'Argentina. Mi scusi, ma non posso entrare nel merito perché finisco la risposta e poi devo andare. L'Italia, no, ma ne parliamo domani, io torno, cioè, ne parliamo anche fuori, cioè, non nel senso che... Allora, l'Italia, l'Italia esce dall'euro? No, se l'Italia esce dall'euro semplicemente salta tutto. Noi è un caso diverso, non noi. I capitalisti e i politici che gestiranno quella cosa lì, perché saranno loro, l'Italia non è la Grecia, ci sarà una svalutazione drammatica. Caspita, noi siamo già oggi i secondi esportatori manifatturieri dopo la Germania.
i francesi stanno dietro alla grande. Dopodiché alle classi lavoratrici che succede? Questa storia l'abbiamo già vista, il 92-93, la classe lavoratrice è stata distrutta dalla riacquisizione della sovranità monetaria e siamo rientrati in questa galera dell'euro dal 96 in poi. Allora, le ripeto, è una questione complicata, tutto è possibile. In questo momento io credo che socialmente e politicamente noi si debba fare la battaglia per un'altra Europa. Dove siamo? Dove siamo? Sì, io non vorrei che fossimo morti nel breve termine. Allora, informo il signore che ha fatto la domanda, ma anche Riccardo, che nel summit di Rimini abbiamo dedicato un'intera sessione sulle prospettive dell'uscita dall'euro, gli economisti hanno commentato, eccetera. Riccardo se ne va, un applauso perché lo vediamo domani. No, ha del coraggio, dai, Riccardo, Sezza non sarebbe mai venuto qui, te lo giuro, Sezza non sarebbe mai venuto. Chi sei? Sezza, mai venuto. Ma l'avete invitato? No, non sarebbe mai venuto, quello non viene.